spiaggia di Macchia Tonda è in provincia di Viterbo, nella zona di Capalbio, non lontano dal lago di Burano. Questo permette la presenza anche di ombrelli molto importanti che si catturano fondamentalmente di notte. Prende un vento sud-sud-ovest pieno, è una spiaggia che purtroppo è infestata dalle alghe intorno al secondo o terzo giorno di mareggiata, ma presenta tantissimi settori interessanti per un surf casting veramente bello e affascinante, pieno di soluzioni importanti. L'unico modo di pescare oggi è sotto. Eccolo. Non so assolutamente cosa possa essere. Prima ho preso delle piccole mormore, ma non c'era possibilità in questa turbolenza di sentire difendere. Eccolo qua che sta arrivando. Vediamo di cosa si tratta. Nel sottoriva c'è un sacco di cose in sospensione che danno fastidio, però la mangiata è stata netta. Che un bel pesce. Opla. Arenicola. A farla da padroni in queste spiagge chiaramente l'americano, ma anche l'arenicola, per una pesca spesso a distanza ravvicinata. In una mareggiata del genere il bibi, soprattutto nella zona nel periodo di scaduta, è estremamente efficace, ma in genere gli anellidi ci offrono qualche cosina in più. Come si può vedere, una spiaggia che ha un sottoriva, un canale iniziale anche profondo, che offre tante opportunità anche su mormore, anche in condizioni in cui probabilmente non ci aspettiamo quel genere di cattura. Saraghi sicuramente, in marea se ne prendono diversi, la taglia raramente è veramente importante, diciamo questa taglia qua è quella direi di media, una buona media, comunque una media assolutamente piacevole. E se ne possono prendere veramente tanti e di conseguenza ci dobbiamo comportare e sapere che tipo di prede abbiamo davanti. In queste condizioni di mare è inutile pescare con diametri inferiori allo 0,24, anzi, bene usare anche un 26 o un 28 in modo da avere resistenza ai grovigli, anche perché possono arrivare delle prede importanti, magari non è questo il caso, ma questa spiaggia può regalare veramente delle prede di grande importanza, come le ombrine, di notte probabilmente, o sicuramente delle grosse spigole, per cui pescare troppo leggeri, oltre ai problemi legati ai grovigli e a tutte quelle situazioni difficili, può significare anche metterci in grande difficoltà nel momento in cui con le alghe dobbiamo portare e salpare un pesce magari di 1,5 kg o 2 kg. Bella pescata, che situazione difficile, impegnativa, non c'è anima viva sulle spiagge, diciamo, mi sa soltanto noi, c'è qualche pescatore giù in fondo. Forse abbiamo scelto il posto giusto. Ci avevo pescato 2 giorni fa, in una situazione di mare purtroppo impossibile. Se volete vi faccio vedere le piccole riprese che ho fatto con la GoPro in quella situazione di mare. Lì sì che era impossibile pescare, perché veramente lanciavi, il piombo partiva. Ora c'è stato un giorno di calma, il mare è sceso e poi è ripartito. Il vento si sta incrementando, quindi in questa situazione c'è tanta attività e lo stiamo vedendo, perché mormorette a rotta di collo, saraghi, spigolette, direi che va benissimo così. Una canna innescata con un doppio short rovesciato. Come è composto? Una piccola girella del 22, 2 nodi tripli portoghesi, una fast clip, una brillatura sullo 0,24 lunga 6-7 cm, poco più di una sigaretta, per un bracciolo lungo una 70 cm. Chiaramente il piombo in fondo, choke leader ho detto 0,50, piombo da 150. Qualora non dovesse reggere, piombo a palla, piombo a piramide, un cono, qualsiasi cosa che ci dia tenuta, anche un 175 naturalmente. Con questo choke leader non dobbiamo forzare tantissimo il lancio, non ne abbiamo bisogno perché fuori diventa impossibile pescare. Sopra un secondo bracciolo identico, sempre 0,24, brillatura, fast clip, doppio short e siamo sicuri di poter fare un'azione di ricerca per mormore, per i saraghi che dovessero venire nei 30-40 metri dopo il bagnasciuga. Questo è il primo trave, adesso andremo a vedere il secondo trave. Secondo con un mini trave,
piombo da 175 grammi, shock leader 0,50, 0,28 con brillatura per tenerlo il più lontano possibile ed evitare grovigli, bracciolo leggermente più lungo proprio perché stiamo usando un filo più fluorocarbo, tra l'altro l'FC403 più lungo, un grosso innesco di americano, amo del 2, Hisashi F31, un amo molto affidabile, adattissimo a questo tipo di inneschi particolarmente lunghi. Lanciamo. Non è necessario effettuare i lanci molto lunghi, qualche volta sì, chiaramente in presenza di canaloni per cercare di rimanere in pesca, ma in queste condizioni di mare un range di 50-60 metri è più che sufficiente. Si vede l'inclinazione della spiaggia in questo settore, quanto è elevata, e quindi davanti abbiamo sicuramente zone morbide e profonde in cui il piombo può affondare, soprattutto se non lo controlliamo. Purtroppo le alghe, ma queste spesso, quando sono ancora poche, sono foriere di buone catture. Soprattutto se riusciamo a mettere in pesca decentemente i nostri travi, riusciamo a distenderli, chiaramente puntando alla lunghezza e alla sensibilità. Comunque una spiaggia che regala sempre belle soddisfazioni, nelle condizioni giuste ovviamente. Corrente piena, mare meraviglioso, guardate che cando con 175 grammi, quindi un 6 once, che è l'unico modo per star fermo. Terza spigola della giornata, questa è un po' più bellina, questa me la tengo. Fantastica pescata.